Un saluto a tutti gli utenti di Console Tribe, benvenuti in questo nono let's play di The Pillars of the Heart. Iniziamo il book 2, quindi con i capitoli 8 e 14. Iniziamo proprio dall'8, ovviamente, non dovrebbe esserci prologo o altro, quindi iniziamo proprio con l'ottavo capitolo. Ricordo che siamo al let's play 9 perché il primo let's play era appunto dedicato al prologo di tutta la storia, quindi al prologo del book 1 che abbiamo visto nel book 1. Dove siamo? My name is Aliena of Ah, Shiring. seguiamo. I'm the daughter of the Earl Bartholomew of Shiring. At least, I used to be, before my father was arrested for conspiring against the king. And a man I had once refused to marry took control of everything my family had ever owned, including ourselves. Where's the girl? She is where you put her, you fiend. Once the king finds out. Here's the key. Now go get her. I'm starving. Why am I fooling myself? There is nothing left. Milady, are you awake? William Hammerly is back. He wants to see you. You may come in, Matthew. Dear God! Did he hit you? Well, I suppose he's getting more daring now that his father is about to see the king. This is taking too long. Go get them. Right. Milady, I must ask you, do not provoke him. Not yet. Not until you're properly armed. Did you get the weapons? Yes. I hid them up on the wall. Near the gate. Look for a red piece of cloth. Get down here, and no talking. And don't cause any trouble. I just clean my sword. Well, that was quick. You certainly do know your place, don't you? Ugh, what's with your face? Your arrogance makes you ugly. Did you know that? You reap what you sow. Oh, there are a few things I would like to sow with you. She didn't mean it. Your father will be the new Earl soon. This castle will be yours. There's no need to keep the lady and her brother hostage. Matthew. It's all right. I can speak for myself. Oi, Walter. Looks like the princess needs a servant to do her talking. Can't imagine why I ever wanted to marry that ugly boor. A real lady. That's what I deserve. Maybe even Empress Maud. Yes, I'll marry the Empress. But I'll keep on fucking her. As if Maud would ever marry you. Shut up! I won't. You have no say around here anymore. I am still the daughter of your earl. You're a common whore, that's what you are. Oh, how you must enjoy your revenge. You're just getting what you deserve.
all this just because I wouldn't marry you? Shut up. Shut up! You are a sad man who knows nothing but cruelty. God shall punish you for this. I am the cruel one. You renounced our wedding and made me the laughingstock of the entire Shire. Stop, both of you. Go outside, girl. Walk it off. All right. I shall do so gladly. Anything you need, William? Tell the bitch to get me something to eat. I'm starving. You heard him. Go, now! I always told you your stubbornness would be your end. Allora ragazzi, vi ho lasciato tutta questa parte introduttiva perché così avete un pochino, diciamo, trovato il contesto, no? Avete un po' compreso il contesto terribile in cui ci troviamo. Alena non ha voluto sposare William Hamlife, non riuscirò mai a pronunciare questo nome, mi sa. Quindi lui è praticamente, essendo un bambino troppo cresciuto, un bambino nel corpo di un adulto, è uno che non ama perdere, e vedete tutto sto casino che è successo, quindi non so se colpo di stato è giusto, se è giusto definirlo colpo di stato, però insomma dovrebbe avere un altro nome, termine tecnico. Poi c'è stato comunque un rovesciamento di governo, no? Con la famiglia di William che ha appunto preso il comando ai danni di quella di Alena. Questo, se ricordo bene, o meglio se ho capito bene, è il fratello di Alena. Allora, avete visto, poi abbiamo un paio di obiettivi: trovare questa sciarpa rossa perché ci sono nascoste delle armi, e soprattutto dobbiamo andare, e poi dobbiamo andare a prendere il cibo per quell'essere viscido e idiota. Quindi vediamo un po' dove, come muoverci, insomma. Il cane non ci riconosce. Brava piccola. Il cagnolino sarà stata, come dire, anche maltrattata, immagino, visto tutto ciò che, visto le condizioni in cui ci troviamo. Dove stiamo andando? Di qua cosa c'è? La dispensa, ecco qua. Troviamogli qualche cibo avariato, qualcosa che gli faccia venire un attacco di cacarella. Così da farlo stare sul gabinetto per un paio di giorni. Che abbiamo preso? Vecchia carne piena di vermi e muffa. Ecco, questa mi piace. Direi che questa può andare assolutamente bene. These are all rotten. Cavoli, andate a male. Vabbè ragazzi, tutto cibo è andato male. Io direi di fargli una bella cenetta a furia piena di cibo avariato, così muore magari. Bella intossicazione alimentare e arrivederci. Ci vorrebbero le cozze. Le cozze andate a male, così si prende una bella colica renale. Che puzza terribile, sì. Puzza tutto praticamente in questa mensa, vabbè. Mai mangiare nelle mense del... era, perché era medievale, più o meno era medievale, sì. Tutto disgustoso, e vabbè. Sì, ma io intanto non vedo questo maledettissimo panno rosso. Dove diavolo sta? Se non trovo quel cavolo di panno rosso, non so. Perché io qua non lo vedo. E farina. Vermi nella farina. Proprio bella sta mente. Mi ha fatto perdere tutto l'appetito che potevo avere. Meno male che sono a dieta, ma. E no, io non vedo niente. Abbiamo toccato tutto. Quindi direi che
possiamo allontanarci e vedere un po' dove cavolo andare. Ci sono questi flashback che praticamente fanno vedere come è stata uccisa la famiglia di Aliena, immagino. The storeroom is to your left, not down the yard. Ah, ok, non ci possiamo neanche allontanare da qua, quindi. E quindi sto cavolo di panno rosso? Di qua You saliamo sulle heard me. mura? Stay where I can see you. Mi sa di no. Did E you allora get what it was ritorniamo. called? Ritorniamo su Good, a don't sto waste his punto. time. E vabbè. Eh no, perché non ci sono altri posti in cui andare, quindi immagino che il panno rosso lo troveremo più avanti. Diamogli sta carne avariata, gliela devo schiaffare in faccia se possibile. Matthew. He's all Sta Now bene. get some food, will you? Vai a prendere il cibo, ma adesso ti do una di quelle carni avariate con tanto di attacco di cacarella incorporato, incluso nel prezzo. Eccoci qua. Perché c'è l'icona sul fuoco? Che succede se premo l'icona sul If you're fuoco? cold, come sit on my lap. Vieni a sederti in braccio a me, ma anche no. Te lo strappo i tuoi gioielli di famiglia. Glieli strappo, sì. Se risalgo, magari lo trovo sopra. Me lo sono perso. Il famoso panno rosso. Sì, non ho capito perché lì mi dice progresso, libro 2, capitolo 7 su 7. Siamo all'ottavo. Forse intende capitoli completati, forse. Vabbè. E niente, neanche di qua. La devo cuocere? Oh, io ho premuto Y. Ah, ok! L'affronto così. Ma You really think you can play your silly games with me? I am still the daughter of the Earl, and by the law of the king, you are my subject. Oh my. Forget what I said about your arrogance. It actually makes you quite pretty. Huh? In the name of my father, you will die for this! Master Richard. Don't! Stupid boy. Almost as stupid as his sister. I'd rape you if I could. But you're not my kind of lass. What's with her? She dead? Leave her. The king has not yet spoken. Wait till your father is an earl proper. Then you can do with her whatever you want. Damn! To hell with it. She's so ugly, no one would ever want to take her anyway. Put them with the animals until the king has decided. Thank you.
sempre più bastardo, ragazzi, scusatemi se uso queste parole, però è l'unico modo per descrivere quel tipo. Ci sono stati anche i titoli di testa, perché giustamente abbiamo iniziato il secondo book. Infatti il primo book, se vi ricordate bene, si era concluso anche con il Next Time On. Quindi adesso dobbiamo liberarci e non ne ho più pari idea di come fare. Ancora questa sciarpa rossa e già mi ero dimenticato. Sì, penso che lui sia praticamente morto. Comunque sta lì per morire. Adesso si trasforma anche in zombie. Magari si risveglia in zombie. No, dico così perché ho appena visto The Walking Dead. Allora, rimuovi le catene. Come faccio a rimuoverle? Quello è il problema. Ferro di cavallo. Sembra pesante. Mi sa che devo svegliare lui. Proviamo. Giovane. Sveglia! Sveglia! Hey. Oh! Dai! Oh, se ce l'ha fatta! Il mio orecchio, beh! How did you free yourself before? I don't know. When they put me here, they had the shackles fitted to my ankles, but today I somehow managed to slip through. Forse c'è una talpina magari che ci ha aiutato. Ci ha aiutato il ragazzino a fuggire, eh? And very thin. Che avevi in testa? Beh, di sicuro non ha più in testa un orecchio. Next time, think before you do something that stupid. Poi, lanciami quel ferro di cavallo, magari riusciamo a sbloccare la situazione, eh? Throw me that horseshoe. It's not hard enough to break the chain. I already tried. Tirami sto ferro di cavallo e non rompere. Just give it to me. Allora, tira, bravo. Poi, cosa fare? Glielo chiedo giusto per, ragazzi, per cortesia. Sì, si sarà anche infettata la ferita di Richard. Morirò qui. Beh, magari ti lascio qui, io me ne vado. No, non sono così bastardo, dai. Ma anche perché, ragazzi, ci sono certe cose, mo che, a parte gli scherzi, una cosa che sto notando, sì, ci sono un po' di scelte morali, alcune cose, però la sensazione è che sia un gioco molto in stile Telltale, nel senso che il finale è unico, cambia il modo in cui tu lo raggiungi. Almeno la sensazione è questa, quella che sto avendo, perché certi eventi, ragazzi, non si possono evitare assolutamente, in qualsiasi modo. Anche perché io i libri non li ho letti, ripeto, però credo sia anche molto fedele al libro questo racconto, quindi anche per una questione di coerenza, diciamo, narrativa col libro di Ken Follett non può discostarsi troppo e quindi proporre bivi che cambino completamente il modo di far andare avanti la storia, ecco. Ripeto, a me lo stile Telltale non dispiace, nel senso che è sempre interessante vedere un unico finale, ma con i modi in cui ci si arriva che cambiano. Questa è sempre una cosa che trovo molto molto interessante. Comunque, usiamo sto ferro di cavallo qua, vediamo, non ho capito che vuole fare, però io lo lascio fare. Però sì, effettivamente, diciamo che vedere, sì, non ci riuscirò mai a fare questa cosa. Diciamo che ce l'ho fatta. È sempre bello quando le tue scelte morali cambiano profondamente la storia. Prendiamo un esempio, in Heavy Rain, Beyond, anche nei giochi di Quantic Dream, quindi, ma anche Life is Strange, ecco, c'erano cose che veramente cambiavano la storia anche in modo abbastanza importante, con personaggi che comparivano o scomparivano. Ecco, ci siamo liberati comunque. Lo abbiamo liberato.
Adesso vediamo. Comunque Daedalic, devo dire, finora secondo me è stata abbastanza brava. Artisticamente The Pillars of the Heart è molto molto piacevole. Non è un gioco che rivoluziona le avventure grafiche o altro. Però lo trovo molto piacevole da un punto di vista artistico, con questi disegni in linea con gli altri lavori precedenti di Daedalic, questo c'è da dire. E poi comunque il racconto lo trovo molto molto interessante. Poi ripeto, io non sono un fan di Ken Follett. Cioè, non è che non sono un fan, non ho mai letto i libri di Ken Follett. Io non sono un lettore di libri così. Cioè, non è che mi divoro i libri come fanno molti altri, che io mi divoro più i videogiochi, come ben sapete. Rimuovi la bisaccia, proviamo. State zitto, cavallo. Se no si sveglia il tipo lì vicino alla porta. Dicevo, non sono un lettore di libri, ne leggo pochi all'anno, però sono un grandissimo appassionato di questo tipo di esperienze. Diciamo che a me ormai solo i picchiaduro praticamente non mi piacciono, quindi il gioco ormai è di tutto. Di conseguenza, sì, io devo capire dove andare. Adesso mi sa che posso andare da questa parte perché quello sta dormendo. Allora, io lì mi sa che vedo delle guardie, quindi cerchiamo di non avvicinarci. Forse ho visto il panno rosso. Forse. Sta sulla destra, ragazzi, vedete sulle mura? Vediamo se ho visto bene. Perché fino a poco fa dicevo non giocherò, non ero neanche un grande fan di JRPG, però sto facendo il let's play di Final Fantasy XV, quindi fate un po' voi. Gli Scagnozzi di William provengono da una famiglia nobile con ambizioni politiche. Ha un esercito tutto suo. William, vabbè, gli piace avere tre uomini di fiducia e così via, insomma. Trovato il pezzo di stoffa. Oh, che bello. Che bello, che bello, che bello. Trovata l'arma, quindi, immagino. E adesso ce ne dobbiamo scappare. Assolutamente. Ecco qua. Ah, il gioco ci ha fatto tornare subito lì. Il pugnale di nostro padre. E adesso. Ah, sì, togliamo la bisaccia al cavallo. Zitto, cavallo, non fare rumore. Dell'avena. E gli diamo il mangiare al cavallo. Vediamo se si può fare. Così magari si tranquillizza e possiamo utilizzarlo per la fuga. Dai, da mangiare al cavallo. Perché è un cavallo molto irrequieto. Sembra affamato. Quelli non lo fanno manco mangiare, quei grandissimi figli di buona donna. Ok, il cavallo sta mangiando. E forse è il momento di scappare. Devono sapere cosa è successo qui. Ok. Andiamo! Via, scappiamo, dai. Vediamo se gli arriva una cutscene o altro. No, ragazzi, mi sa che non è una cutscene. Sì, una sequenza piccolissima, ma figuratevi se mi oscuro per sta cosa di 3 secondi. Adesso si apre sta mappa. Ecco, pure adesso ho fatto la mappa, no? Non. È tutto lineare, ci sta magari un bivio, però poi non succede niente. Il pensiero, vabbè, che potessero catturarci mi spingeva ad andare più forte. Richard si indeboliva sempre più. E quindi lei, vabbè, per paura di trovarsi William alle calcagna, accelera sempre di più. Ok, anche qui vedete. È lineare alla fine.
we headed toward Winchester. The king would make things right if we explained. Il re avrebbe sistemato tutto a Winchester. It wasn't long until Richard almost fell off the horse. Richard sta quasi per morire. Vabbè, praticamente, ragazzi, la ferita si è infettata, la ferita all'orecchio, perché vedete, è bollente, rosso e gonfio. Una donna. I was ready to draw the dagger that was flush against my forearm. I asked her to give us her name. This was her forest, she said, so we should be the ones introducing ourselves. I proclaimed that I was the daughter of the Earl of Shiring, traveling with my brother. Ecco, questa secondo me è una grandissima cretinata, dire che è la figlia del conte di Shiring. Seeing Richard's ear, she said that he needed help. Luckily, their hut was nearby. She offered us food, shelter and care. Cosa facciamo? Prosegui, non fidarti di lei. Rischio, fidati di lei per aiutare Richard. Ragazzi, prendiamoci sto rischio. Perché ho paura che muoia. We followed her to the hut. It was further than she had led us to believe. There I helped my brother off the horse and let the woman take the. Adesso lo so, ci inculano. C'ho sta sensazione. Però devo rischiare, insomma. Richard dropped onto one of the creaky stools. The woman lit a fire, which came alive with a crackle and gave out a warming glow. Prometti una ricompensa per il suo aiuto, insisti nell'aiutare Richard. Prometti una ricompensa. I told her we may have nothing to give her now, but if she managed to make Richard well again, we'd come back and reward her one day. She finally turned towards us again. Ecco, c'era qualcosa di molto strano nella sua espressione. Eccolo, ragazzi. Arriva la fregatura, ma è normalissimo. There was a sound outside, but she distracted my attention by turning to Richard. She started to explain that to close a wound, one must gently press a hot. Bisognava premere un pezzo di metallo. Vabbè, bisognava cicatrizzare la ferita. Era impedire ai demoni e i cattivi odori di entrare nel corpo. Vabbè. La donna guardava una porta. She'd noticed the dagger in my sleeve and had yanked it out before I knew what was happening. Si scusò, mondo difficile. It's a tough world and it's eat or be eaten. E ci ha fregato, lo sapevo. Me lo immaginavo proprio, però vabbè. Dovevo farlo morire a quello? Combatti. Ci proviamo? Tanta aliena è una tosta. Anche perché c'è Richard, non è che possiamo scappare, quindi. He examined us and our weapons and broke into laughter. He stepped closer to reach for Richard's sword, but his wife interrupted. We can't sell that. Everyone would know who that sword belonged to. The man. Cioè, ragazzi, c'è andata di culo praticamente. Before she followed him, she dropped my dagger. Non possiamo venderla. Per vendere. Non posso vendere la spada di Richard. Vabbè. C'è andata di culo. Ecco, la cosa che manca in sto gioco è vedere come si comportano gli altri giocatori. Le statistiche, come succedeva anche. Come è successo, come succede nei giochi del Telltale e in Life is Strange. Va bene. Quindi stiamo andando. Già loro sono andati e noi siamo rimasti nel capanno. Vabbè, adesso devono cicatrizzare le ferite. Magari in questo caso potevano fare una bella cutscene invece di questo racconto così. Che non mi dispiace, però avrei preferito una bella sequenza filmata. Vabbè, i due si addormentarono e quindi adesso possiamo andare verso Winchester. Eccoci qua. E mi sa che qua si conclude anche questo capitolo. Immagino. Vediamo un po'. Altri giorni di viaggio. Eh sì, abbiamo raggiunto Winchester. Richard was weak, but at least we were still together. And we were sure that together we would find a way. Insieme avremmo trovato un modo per sfuggire a quell'incubo. Ok, siamo arrivati. E si finisce così anche il capitolo 8.
Cosa hai fatto? Quando hai affrontato William, ti sei difesa da solo. Hai lodato Richard per il suo coraggio dopo che ha attaccato William. Sei riuscito a scappare da Earl Castle. Ti sei fidato della donna incontrata lungo la strada e ti sei fatta derubare. Hai cauterizzato la ferita di Richard e sei riuscito ad arrivare a Winchester. E ragazzi, con The Pillars of the Earth ci vediamo martedì prossimo, quindi continueremo e giocheremo il capitolo 9. Lasciate un like a questo video, commentate e iscrivetevi al canale e venite a trovare anche sul sito. Domani, mercoledì, inizierà una nuova serie Let's Play dopo aver completato Red Dead Redemption, quindi scoprite domani che cosa troverete sul nostro canale YouTube. Scusate per il ritardo con cui escono questi video, sì, non sto mantenendo le ore 15, 17, insomma. Sto uscendo un po' troppo tardi, però ragazzi, purtroppo ci sono anche altri impegni, però spero che apprezziate comunque gli sforzi. Ciao ciao!